Sto facendo un bel campionato, te lì ha sido una persona onestamente vera, una persona che ha messo tutto, perché convocare un calciatore, cioè 33 anni, che sta 8 anni fuori dal suo paese, che nessuno parla, è difficile. Convocare uno che la stampa parla tutto il giorno è facile, ma uno che sta dimenticato in Brasile deve essere molto onesto. Soprattutto se questo giocatore poi viene sostituito quasi alla fine di ogni partita, no? E magari ci si arrabbia anche, come il tuo Penso che caso. se non gioco nel Como, nel Mondiale non posso giocare in altitudine, questo è Quindi chiaro. è un nesso di causa e effetto. Ecco, nel frattempo sono partite alcune immagini in cui si vede un Dirceu di parecchie stagioni fa, poi lentamente arriveremo anche fino alle tue prestazioni italiane. Tu rappresenti un po' il calciatore giramondo, perché hai girato, mi pare, 9 squadre. Sedici anni. 4 in 16 anni, 4 in Brasile, 1 Messico. Messico, poi Atletico Madrid e poi 4 stagioni in Italia, cambiando ogni anno destinazione. Perché? Anch'io mi domando questo, perché io sono chi lavora, uno che voglio bene alla gente, dentro e fuori campo sono chi lavoro sempre, uno che dove vado mi trovo bene, sempre faccio il mio lavoro onestamente. E non so neanche io domandare perché. A Madrid è stato benissimo 3 anni, ha fatto un contratto spettacolare, 3 anni ha finito il contratto e il cartellino era mio, che in Spagna c'era la legge prima che 3 anni il cartellino diventava proprio. Dopo è venuto in Italia, a Verona ha fatto un bel campionato a Verona, ha giocato tutte le partite, Amichevo, Mitrapi, Coppa Italia, ha giocato tutte le partite e Verona voleva fare un contratto con me a gettoni. Dico, adesso scherzate ragazzi, già sto qua un anno, adesso facciamo 2 anni o niente. Loro non volevano fare contratto con me, è andato a Napoli, è stato 3 anni a Napoli, fu contratto 3 anni a Napoli, dopo il primo anno ha giocato bene, ha aiutato a salvare Napoli e mi hanno buttato fuori. È stato 4 mesi senza allenamento, senza ritiro, senza niente, è venuto l'Ascoli, mi ha pigliato nel venerdì e domenica ha giocato 90 minuti con pioggia a Genova. Ho fatto tutto nell'Ascoli, è andato in Serie B, mi spiace per la gente della Marca che teneva tantissimo la Serie A, ma adesso ritorna. È andato a Como, sto facendo il mio campionato dignitoso e ancora stiamo lì. Certo, il tuo segreto forse. L'unico vantaggio da questa situazione è forse stato quello economico, no? In tutte queste operazioni forse tu sei l'esempio migliore, l'esempio in anticipo della legge 91, perché cambiando società sì, hai avuto delle difficoltà sul piano sportivo, perché forse tu avresti preferito rimanere a giocare per lungo tempo con una società, ma nei passaggi, scadenze dei contratti, così ci sono state delle situazioni abbastanza favorevoli. Cioè, almeno Non ci hai guadagnato sbaglio. economicamente. Sì, perché uno è svincolato, il cartellino è mio, c'ho l'avventaggio questo, no? Ma Cioè. questo se fosse un patrimonio di una società guadagnava di più. Di sicuro però tu ti diverti ancora a giocare a calcio. Senz'altro, perché sennò c'ho 33 anni nel passaporto, ma la mentalità è di 28 ancora. Ecco, ma perché voi brasiliani vi divertite di più dei calciatori di casa nostra? Questa non è una polemica, è una constatazione, è una filosofia di vita forse. Questo è difficile, perché noi, il calcio per noi è ancora divertimento, il calcio è la vita, no? Qua in Italia finalmente c'è molto interesse, troppo interesse nel calcio, è difficile, domenica a domenica la gente vuoi vedere al massimo, ogni domenica c'è sorpresa nel calcio, non si può mai dire vinciamo sempre così, per quello è difficile, c'è molta tensione, non può essere lo stesso divertimento in Brasile che non c'è la retrocessione, lì si gioca più tranquillo. Certo, mentre noi parlavamo, amabilmente, scorrevano le immagini di alcuni dei tuoi gol più belli, tra cui quello segnato a Zoff, famoso al Mondiale d'Argentina. Tu sai che in Messico la palla viaggia più veloce ancora perché c'è la rarefazione dell'aria. A che velocità faresti viaggiare tu il pallone con quelle bombe improvvise che tiri in Messico? Se trovo la fortuna, veloce. Ho Sicuramente più veloce ancora. giocato un anno a Messico e all'altitudine, a Distretto Federale, sì, è troppo alta. Guadalajara, dove sta Brasile, no. E si gioca bene lì. Principalmente sull'americano c'è più vantaggio dell'europeo, perché gioca più tecnicamente, può giocare più la palla. Ora, chi fa 3 a lunghi di 100, torna in tassì. Torni in tassino, non è male.